Sono rimasti in due a contendersi la Coppa, è la partita che fa differenza fra inferno e paradiso. Ci siamo ormai, pochi istanti al fischio d'inizio. Un saluto a tutti da Piero Gipardo e Lelia Dani. È arrivato dunque il giorno della verità, il giorno della finalissima. Vedremo chi avrà più energie e si porterà a casa il trofeo. Match day, tanti motivi di interesse. Le finali di Coppa lo sappiamo, Pier, quante ne abbiamo viste. Sono tra le partite più intense a livello emotivo e ci regalano spesso delle sensazioni difficili da provare altrove. Poi queste squadre, entrambe, possono tranquillamente essere orgogliose e fiere del cammino fatto per arrivare fin qui. Però quando giungi a questo punto, chi se ne frega del detto l'importante è partecipare, tutti vogliono vincere. Ecco la formazione iniziale. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di quest'anno di centrocampo, che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partita in corso. Squadra avversaria che si schiera con questa formazione di partenza. 3-5-2 il loro modulo iniziale, con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare, Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Qui chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa, a secondo degli eventi del match. Ci siamo, possiamo cominciare. C'è spazio per lui. Una grandissima parata questa. Non può sbagliare. Comodo l'intervento del portiere. È l'uomo del giorno, 100 panchine per lui oggi con questa squadra. Alla vigilia, alla domanda se pensavo potesse durare così tanto, si è fatta una bella risata. Forse però in realtà se lo aspettava davvero. Il mestiere dell'allenatore non è semplice, come il calcio, che non è semplice. È sempre il primo a pagare quando le cose vanno male. Se è ancora qui oggi, vuol dire che sta facendo comunque bene, che la società si fida di lui. Ha il pallone del possibile vantaggio. Male qui, ha regalato di fatto il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. Risultato che non cambia, il portiere ha blindato il pari, ma l'intervento è l'applauso sul tentativo precedente. Molte opzioni a disposizione, la gioca lunga per scavalcare la difesa. Azione senza conseguenze. Possono passare in vantaggio. Bravo il portiere che salva la sua porta. Occhio al corner. Intervento non perfetto. Vediamo se ne approfitta. Opportunità. Si distende il portiere ed evita guai. Non era una parata particolarmente impegnativa e va detto. Stanno giocando bene, Pier, creano occasione e arrivano al tiro, come emerge anche dal dato statistico relativo. Però non riescono a trovare l'affondo decisivo per spezzare l'equilibrio e portarsi in vantaggio. Hanno bisogno di un po' più di precisione se vogliono impensierire il portiere. A metri! Conclusione tutt'altro che irresistibile, bloccata bene dal portiere. Avanzano a caccia del momento giusto.
difesa protagonista, qui recuperano palla. Possesso riconquistato, molto bene. Prova ad aggirare la difesa. Palla filtrante, molto interessante qui. Intervento decisivo. Ruba bene palla all'avversario. Ha spazio lungo l'out. Può essere l'azione del vantaggio questa. E c'è il gol, si sblocca la finale, il gol più atteso. La pressione ora è tutta sugli avversari. Vediamo se reagiranno, se accuseranno il colpo. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore e non ha lasciato scampo al portiere. L'arbitro ferma tutto e decreta la fine dei primi 45. Si parte. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Si affidano a una fitta rete di scambi. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. C'è il tiro, tutto fermo. Il gol non è valido, c'è fuori gioco. C'era troppa luce rispetto alla posizione dell'ultimo difensore per non vedere questo offside. Era evidente anche a velocità normale. Occhio perché ci sarà un cambio. Può appoggiarla. Non abbiamo fatto in tempo a parlare, che hanno perso il pallone. Pallone troppo prevedibile questo. Si affacciano nella tre quarti. Aumenta l'intensità del pressing. Gran palla per il compagno. Occhio da lì. Vantaggio che comincia a farsi pesante. Sono due, adesso i gol da recuperare per gli avversari. Splendido i suggerimenti in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra.
Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Palla interessante nello spazio, riceve palla, può puntare la porta. E c'è il gol, allungano ancora, adesso sono a più 3. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Ora conducono per 3-0. Lettura perfetta e palla recuperata. Possesso palla che premia la maggiore organizzazione mostrata dalla squadra di casa. Stanno letteralmente dominando il gioco. Fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete. Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Tocco intercettato. Entra sul pallone e recupera. Occhio all'imbucata. Decisivo qui il portiere, bravo. Palla che viene intercettata. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Sentite i tifosi, vogliono che calci da lì. Grande occasione e c'è il gol. Partita in cassaforte adesso. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. È arrivato come un treno sul pallone e non ho avuto problemi a metterla dentro. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Sventa, occhio al contropiede. L'arbitro dice che può bastare e può cominciare soprattutto la festa dei tifosi sugli spalti, dei giocatori in campo, sono loro i campioni. Grande soddisfazione, Pier, per i vincitori. Hanno dato tutto quello che avevano in campo e possono mettere in bacheca un trofeo che avevano nel mirino dall'inizio della stagione. Era stata preparata sin dalla scorsa estate questa stagione per arrivare qui, oggi, per portare a casa il trofeo. È vero, Lele. Lunghi sforzi ripagati dal risultato di questo match e questo è un momento che non dimenticheranno mai. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo, è il momento più atteso, è il coronamento di un viaggio partito da lontano, i sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta ad alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pier, per i tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo, ed è quello che sta per succedere a loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere al loro posto, fidati. Non poteva mancare il rituale del giro di campo con la coppa appena conquistata, che viene mostrata e dedicata ai tifosi. È fondamentale a sottolineare anche oggi, soprattutto oggi, il loro apporto che è stato importantissimo. Tutti a caccia dello scatto perfetto e per portarsi a casa un ricordo di questa splendida giornata. Che grandi scene!
non lo ripeteremo mai abbastanza, Pier, senza pubblico non esisterebbe il calcio. La gente è l'elemento imprescindibile. Che malinconia, gli stadi vuoti. Queste sono le scene che vorremmo vedere sempre. C'è la foto di gruppo con la coppa a immortalare questo momento. Sarà un passo dall'aggiudicarsi il campionato. Serve l'ultimo sforzo adesso. Match che potete seguire come sempre in diretta qui su EA Sports. Si gioca sotto un cielo sgombro da nuvole, bellissima giornata, dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Buon divertimento amici da parte mia e di Lelia Dani. Potrebbe essere il gran giorno per i padroni di casa che hanno il titolo in pugno. Mi aspetto una partita spettacolare, Lele. È stata una stagione lunga e faticosa per la squadra di casa, ma è ancora presto, per staccare la spina. Devono percorrere gli ultimi metri che li separano dal traguardo. Una volta conquistato il titolo, avranno tutto il tempo per riposarsi e festeggiare la grande. Questo è lo schieramento di partenza della squadra di casa. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pier. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Squadra che fa del pressing a tutto campo la sua caratteristica tattica principale. Pier, è vero, sono d'accordo, una tattica efficace per recuperare in fretta la palla, che però è molto dispendiosa dal punto di vista fisico, va sottolineato. Se è applicata male, il rischio è quello di correre a vuoto, sprecando energie preziose. Si parte. Vediamo che decisione prende l'arbitro. Niente cartellino per questa volta, l'arbitro ha scelto la via del dialogo. Non era un fallo cattivo, decisione corretta a mio avviso, Pier. E considerato poi che siamo ancora all'inizio. La tocca a rasoterra, tenta la verticalizzazione, buona idea, traversa, pallone che torna in campo, la allontana con grande personalità, ha fermato l'azione d'attacco. Sfortunati nell'occasione precedente, conclusione respinta dal palo, sembrava fatta per il gol del vantaggio, ma la buona sorte non era dalla loro. E in area non può sbagliare da lì. Ottimo intervento del portiere. Corner in area. Ha provato sugli sviluppi del corner senza inquadrare la porta.
numeri alla mano, in caso di vittoria possono laurearsi matematicamente campioni. Vedremo se il titolo arriverà già oggi o se i festeggiamenti dovranno essere rimandati. In questi, attenzione alla palla buona in area, grande parata, super portiere. I tifosi apprezzano ovviamente l'atteggiamento intraprendente della loro squadra, stanno mettendo sotto pressione gli avversari. Vediamo cosa viene fuori da questo corner. La mette in area. Non un granché questo rinvio. Può essere l'azione del vantaggio questa. Conclusione intercettata bene dal portiere. Palla verso il centro dell'area. Altro calcio d'angolo a disposizione. Palla in area di rigore, non un granché rinvio, pericolo, gioco fermo, sembra dolorante, la sensazione che sia complicato proseguire. Gara che riprende con l'arbitro che scodella il pallone a due. Recupera senza problemi il portiere. Nell'ultimo quarto d'ora i padroni di casa hanno dominato il dato sul possesso palla. Il risultato è bugiardo per questo. Stanno costruendo molto di più degli avversari, ma fin qui la stoccata vincente è mancata. Se avessero sfruttato anche solo una parte delle occasioni create, certo a quest'ora la partita avrebbe preso. Palla che resta lì dopo la respinta del portiere. Gioco che va avanti. Punteggio che resta in parità, ma il merito di chi è? E soprattutto del portiere, protagonista di un grande intervento sulla conclusione precedente. Kurpelis. Niente da fare, il difensore recupera. Palla intercettata, nuovo possesso. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Centra il palo, attenzione, occhio. E c'è il gol che vale più di un pezzo di titolo. Stanno chiudendo in anticipo la pratica. Se lo meritano per quello che hanno fatto. Ora però devono mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio se non vogliono avere brutte sorprese. E ci viene riproposto il replay del gol. Difesa immobile nella circostanza. Tutti fermi a guardare la palla, eh. E così non puoi fare. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Lo ferma ma non controlla. Altri 120 secondi da giocare. Tira. Ha sperato un gran gol, palla al lato di poco. Potevano allungare qui, l'allenatore non l'ha presa benissimo.
Arbitro che fischia la fine dei primi 45. Tutto sembra procedere perfettamente. Se finisse così la gara sarebbero loro i campioni. Beh, si vede che stanno dando il massimo per poter festeggiare già oggi. Hanno ancora delle partite rimanenti, ma vogliono chiudere il discorso subito. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Ferma tutto e riconquista il pallone. Riconquista palla con questa scivolata efficace. Può avanzare indisturbato. E la messa, un gol che rafforza la loro posizione, il titolo adesso è davvero ad un passo. Dovrebbe succedere qualcosa di imponderabile ora, per impedire a questa squadra di raggiungere l'obiettivo. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato, è efficace, hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Ottima lettura difensiva. Conclusione prevedibile, nessun problema. Ha spazio sulla corsia laterale. Ottima lettura difensiva. I numeri sul possesso fin qui premiano i padroni di casa. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Attenzione a questa occasione. E c'è la rete che allarga ulteriormente la distanza. 3 gol di margine adesso. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Ora conducono per 3-0. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Buon pallone filtrante. Non può sbagliare da lì. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'1 contro 1. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato.
è il momento del cambio. Occhio al tocco in mezzo, allontana il pericolo. Palla in out, ci sarà rimessa con le mani. Taglia in mezzo al campo. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Ultimi giri d'orologio, non dovrebbero esserci sorprese. Padroni di casa con un ampio vantaggio. Risultato. Attenzione! Rete! Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Ci saranno altri 3 minuti, quelli di recupero. Possesso riconquistato, molto bene. Capisce tutto e intercetta palla. Arbitro che fischia la fine del match e cominciano i festeggiamenti. Sono loro i campioni. Vincere il titolo era il loro obiettivo fin dal ritiro estivo, Pier. Lo avevano dichiarato già la scorsa estate e durante tutta la stagione sono sempre scesi in campo molto determinati e con le idee molto chiare. Sinceramente credo che se lo siano strameritati per quanto fatto vedere in campo dalla prima giornata all'ultima. Hai ragione, Lele, hanno avuto il merito di non arrendersi mai davanti ad avversari molto difficili, molto complicati. Adesso comincia la festa. Cerimonia di premiazione che entra nel vivo. È il momento più atteso, è il coronamento di un viaggio partito da lontano. I sorrisi, l'emozione, le pacche sulle spalle e la coppa pronta da alzare al cielo. Un premio meritato per il grande lavoro svolto, Pier, per i tanti sacrifici fatti per arrivare a questo successo. Chiunque giochi a calcio sogna di vivere momenti come questi e di poter alzare un trofeo, ed è quello che sta per succedere a loro oggi. Molte loro colleghe e colleghi vorrebbero essere al loro posto, fidati. Tifosi in delirio dopo la conquista della Coppa, del resto c'è anche il loro marchio su questa vittoria. Non hanno mai fatto mancare il sostegno e adesso possono condividerne la gioia. Davvero belle queste immagini, Pier. Fanno sfoggio del trofeo appena vinto. Se potessero, credo ringrazierebbero i tifosi uno per uno. Fotogrammi che dimostrano nitidamente il forte legame che si è andato creando col tempo tra squadre e tifosi. È il momento della classica foto di gruppo. Una finale da vincere per entrare nella storia, una finale da vincere per iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della UEFA Champions League. Non cambiate canale se non volete perdere nemmeno un'emozione della sfida dell'Ataturk Olympic Stadium.
Sono in compagnia di Ilaria Dani. È la notte più importante della UEFA Champions League. È la notte della finale, la cornice magnifica per decretare la nuova regina d'Europa qui all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Mi aspetto una sfida stellare, Lele. La finale della UEFA Champions League? È l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, eh? Questa è la formazione iniziale scelta dal tecnico dei Citizen per il match di oggi. C'è sempre la grande attesa per vedere l'opera questa squadra capace di tenere palla come poche attraverso una serie prolungata di scambi. Sì, Pier, sono maestri nella gestione del pallone, riescono a dettare i tempi della manovra, rallentano, accelerano, sanno gestire il gioco, il tempo del gioco a seconda delle necessità. Agli avversari spesso non resta che guardare e sperare nell'errore per riconquistare palla e ripartire. Ecco la formazione titolare mandata in campo dal tecnico. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1 perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pier, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Partiti, UEFA Champions League che oggi emetterà l'ultimo verdetto, il più importante. Scrivers. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Primo giallo del match dopo pochi minuti. Ha fatto capire che non tollererà il gioco duro. Questa ammonizione è anche un invito ai giocatori a darsi una calmata. La mette in mezzo. Bernardo Silva. Haaland è certamente uno dei pezzi pregiati del mercato. Vedremo che cosa saprà regalare oggi. Il suo ruolino di marcia è impressionante ultimamente, Pier. 4 reti nelle ultime 3 uscite. Bernardo Silva. Passò il pallone e interrompe l'azione avversaria. Recuperano bene palla. Possesso regalato. Mahrez. Bernardo Silva respinge il tiro.
Passaggio intercettato. João Cancelo. Foden. Ottimo, qui l'allungo sull'avversario. La parata di Ederson. La mette in area. Ci sono metri per andare. Traversone che viene respinto. Sarà rimessa laterale per il Manchester City. Pallone che viene riconquistato. Bernardo Silva. La smessa su Foden. Bernardo Silva! E c'è la parata, senza difficoltà per il portiere. La lavagna del quarto uomo indica un minuto di recupero. Fischia l'arbitro, si esaurisce qui la prima frazione di gioco. Secondo tempo di questa finale di UEFA Champions League che è appena cominciato. Olanda. Punizione, da lì possono chiaramente essere pericolosi. Attenzione, traversa, non è finita. Buono il contrasto. Pallone che sembrava destinato in fondo alla rete. Il palo si è sostituito al portiere, impedendo la palla di entrare. E ha negato loro il gol del possibile vantaggio. João Cancelo. Palla fermata benissimo dal difensore. Ha un'autostrada davanti a sé. Può mettere da lì. 1-0 dunque in questa finale di UEFA Champions League. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Uno contro uno col portiere, mi sarei aspettato la soluzione di potenza e invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno. Bravo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Mahrez. Buona qui la lettura del difensore. Rodri. Occhio a Bernardo Silva. Intercetta, attenzione da lì. Respinge la conclusione.
C'è dunque un cambio del Manchester City. Il tocco corto. Intervento ruvido questo. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Foden. Palla che arriva a Rodri. Nessun problema su questo tiro per il portiere. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Cambiano bene il pallone. Azione interrotta e possesso che sfuma. Pedro Gonçalves. Provano un ultimo disperato tentativo per pareggiare. Possono partire in contropiede, attenzione. Occhio a questa ripartenza, difesa scoperta. Occhio a un pallone importante per chiudere la partita, attenzione. E c'è il gol, sono due quelli di vantaggio adesso, sentono già la coppa in tasca, manca poco. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Foden. Contrasto pulito, aspetta il tentativo avversario. Fischia la fine l'arbitro con la coppa che va in archivio, trionfano al termine di un torneo giocato ad alto livello. Ci tenevano in maniera particolare a questa competizione, lo si era visto già dalla prima partita, Pier. Non era facile oggi. La pressione era notevole, ma una volta in campo hanno dimostrato di volere la vittoria a ogni costo. E il resto è storia. Sono gli ultimi istanti della stagione, è il momento per i vincitori di sollevare la UEFA Champions League appena conquistata. Non solo una finale, Pier, un'intera stagione da ricordare la loro e da incorniciare. Hanno compiuto un'impresa straordinaria, andando oltre qualsiasi aspettativa, superando i loro limiti, zittendo anche coloro che non li ritenevano in grado di vincere un trofeo così importante. Ma la verità è una, quella del campo e il duro lavoro oggi è stato ripagato. Sono sul tetto d'Europa, Lele. Si avvera il sogno che molti di questi ragazzi avevano fin da bambini. I tifosi sono impazziti sugli spalti. Mentre in campo la squadra porta in trionfo la Coppa, il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati, partecipando attivamente alla conquista di questo trofeo. Hai detto bene, Pier, sono stati il 12° uomo in campo in molti incontri, ora è giusto che possano festeggiare e lo devono fare insieme ai calciatori. È una festa che non sembra volersi fermare, sarà davvero una lunga notte per loro. Arriva il momento della foto assieme alla Coppa della UEFA Champions League con i fotografi che vogliono catturare lo scatto perfetto per celebrare questo momento.
I vincitori si ricorderanno per sempre di questa giornata. Sono pochi calciatori che possono vantare il titolo di campione d'Europa nel proprio palmarès.